Caro Valle, ti scrivo, come scrissi per il Duse di Bologna e quindi mi ripeto, son lì ma non son lì. Non è questione dei bei ricordi, delle nostalgie, del passato storico. La chiusura di un teatro ha a che fare, a mio modesto parere, che peraltro condivido, non solo con Roma, la politica, nemmeno solo con i fondi, le manovre economiche, le gestioni degli enti, ha a che fare con un altro tipo di evasione. Ci obbligano a pensare che la cultura e lo spettacolo devono essere evasione e non pensiero, coscienza e creazione. Ci obbligano a credere che sia intrattenimento e passatempo e non cultura, perché non vogliono solo chiudere i teatri, ma le teste. Le anime, le intelligenze, vogliono chiuderci le idee a suon di mezzi di distrazione di massa, a suon di televisione delinquente e malata, a suon di anestetizzatori sociali, di miti che derivano solo da mitezza, di eroi, d'eroine, eroine, la droga delle idee sportive, delle idee presentatrici, delle idee corpose, un altro tipo di eroinomane, il calciatore allenatore, i talenti del canto senza incanto, le trasmissioni all'ettame per sentirci attratti dal successo e non dal far succedere, dall'avvenenza e non dal fare avvenire qualcosa, come succede in un teatro. Ma cosa c'entra con la cosa pubblica e con la crisi economica, con i teatri che chiudono, col precariato, tutto ciò? C'entra, e mi ripeto, si tratta di occlusione intellettuale, di amputazione delle arti superiori, di paresi d'anima. Viviamo tra personaggi paralizzati dalle tempie in su, di fughe di cervelli, ma soprattutto di corpi che ci lasciano qui a far mucchio. Fatemelo ridire, da attore devo ridire. Sono per la chirurgia etica. Rifacciamoci il senno anche di più misure, 4 misure, 5 misure più grandi. Vogliono che si parli di risparmio e di mezzi, ma il problema sta dentro, non si vede. Il problema sono le manifestazioni di protesta che non facciamo dentro di noi, quando ci ingolfano di fatti, di informazione, di paura. E non siamo più capaci di pensare, con la capacità di scelta ci feriscono perché noi li preferiamo. Preferiamo subire situazioni comodi fino alla deficienza, preferiamo apparire invece che esserci. Preferiamo la comunicazione alla conoscenza. Vado a teatro per non pensare a niente, passo una serata così stacco. Ecco come si sta da staccati. Senza energia. Come serviamo a chi vuole come primario il potere e non la potenza. La potenza è energia, interiorità. Potere è comando, controllo, narcotizzazione, adattamento, tran tran. Prima delle infrastrutture, dei servizi, dei bisogni, del lavoro, si deve cercare la nostra sostanza, la nostra materia prima, il nocciolo, la sesta essenza, l'oltre, l'altro e l'altrove. Ovvio che un teatro è anche un servizio, è un luogo della città, ma se non ho le fondamenta della mia testa, del mio pensiero, la mia urbanistica interiore, se non sono io il primo cittadino di me stesso, il mio governo, il mio Parlamento, la mia assemblea quotidiana, la mia protesta, cosa spero di portare all'esterno, nei partiti, nelle piazze? Se non lavoro attimo per attimo, figlio per figlio, sguardo per sguardo, sempre anche quando dormo o quando sogno. Si va dal medico per imparare a stare bene, ci si cura per non ammalarsi, si cresce per aumentare, allargarsi, alzarsi, non si pensa al problema solo a problema esploso. Ecco cosa significa fare investimenti in se stessi, tornare se stessi, e se stessi per pensare, e se stessi per modificare. E non è individualismo, ego, è scavo, è approfondimento come dovrebbe insegnare il teatro, immedesimazione, mettersi nei panni di, moltiplicazione dei panni. Ci fu una parabola che diceva la moltiplicazione dei panni dei pesci, mettiti nei panni dei pesci, diventa il più grande pesce, il pesce più ricco al mondo, il trilione. Chi è che disse rubare ai ricci per dare ai polipi? Chi è che disse basta essere attori e poi andare a casa e credere di aver fatto il nostro dovere, i diritti e i doveri? Ecco la parola doveri, doveri, quando certa fiction uccideva il cinema, doveri quando il varietà uccideva l'arte, doveri quando la pubblicità confondeva creativo con creatore, doveri quando certi direttori di retrocalchi sputtanavano la cultura a suon di gossip, doveri quando facevano i funerali di Stato a un presentatore o quando confondevano cosce con coscienza, moda con arte,
quando confondevano cuochi con pensatori, costume con società, famiglia con cesaroni, cronaca con vite, attualità con informazione, quando confondevano tifo con disagio giovanile, comunicare con telefonia, bellezza con belli, giovani con nuovi, nazione con nazionale, o spettacolo con spettacolare, doveri. Bisogna cominciare ad andare negli asili a raccontare che esistono altri corpi, altri spettacoli, altre donne, altri soldi, altra vita, altra politica, altro lavoro, altri mondi, mondo da mondare, mondo, io mondo, pulisco. È il tema dell'infame nel mondo, il problema della fame nel mondo è grosso, ma anche l'infame, il problema dell'infimo, come fossimo in un reparto di un grande magazzino. Dove sei? Nel reparto dell'infimo, l'anima è mutante, vai via. Bisogna andare nei licei, nelle università, è tardi, l'ho detto prima. Bisogna andare nelle maternità, nell'asilo è troppo tardi. Bisogna andare durante il rapporto a dire proprio, ascolta, mentre passa in quell'attimo il nascituro futuro che sarà poi il ministro tra 50 anni, il giornalista tra 50 anni, per non ripetere l'orrore di chi pensa che la politica dipenda dalla politica, il sociale dipenda dalle amministrazioni o dagli utili. La cultura dipende dalla coscienza, dall'arte dell'anima che porta alla metamorfosi, ai cambiamenti. Dobbiamo allevare le nostre teste, le nostre intelligenze a scegliere, a dire no, a cambiare linguaggi, a cambiare codici, a far pensiero. Poi parliamo di politica, di manovre, di amministrazione, di comuni, di province, di enti. Dopo, se siamo arrivati a pensare che investimento è ciò che produce, quindi soprattutto denaro, è perché non sappiamo investire nell'arte del pensare, dell'inventare, ma siamo sepolti da limitare, parodiare, scherzare, fare il verso, non dai versi, propri dei poeti. Noi facciamo il verso, la satira la lascio a due o tre grandissimi che la sanno fare. Per il resto iniziamo a spegnere l'inguardabile, l'orrendo, il solito, il poco. Cominciamo ad accendere i riflettori per riflettere, sotto le pensiline a pensare, si chiamano pensiline perché non ci piove, dobbiamo pensare. Non è innocuo il vuoto, il niente, il pericoloso, è pericoloso, non è innocuo, è una forma di idiozia, abitua alla suefazione, all'accontentarsi, a riderci sopra, e intanto ci mettono sotto. Cosa succede a forza di pupe, di secchioni, di casteggio, di parodie? Dal teatro al tetro. È una questione di lettere, non è un gioco di parole, sono le parole che giocano con noi e poi ci portano, ci chiudono, ci tolgono il cervello, non i fondi solo, ci tolgono l'arte, la poesia, parole che per molti sono colluttorie, la cultura colluttoria, mi sciacquo la bocca con uno spettacolo teatrale, mi sciacquo la bocca con una mostra, con un museo, con un festival e sputo. Dobbiamo cominciare a mandare giù, non solo i rospi, ma i concetti, dobbiamo mandare dentro. Dobbiamo manifestare sempre, 24 ore su 24, cioè 365 giorni l'anno, anche quando sembra che abbiamo finito di fare il nostro dovere, il nostro libro, il nostro spettacolo, la nostra mostra. Dobbiamo cominciare i mestieri degli altri. Urge, urlo interiore, rivelazione e poi rivoluzione. Andare a raccontare, urge cominciare altri ruoli, scendere dal nostro pero e andare negli ospedali, nelle scuole, non solo a fare il nostro lavoro, ma il lavoro che ci spetta, se vogliamo che tra tre generazioni ci sia qualcosa di altro generato. Questi amministratori non li cambi adesso, devi cominciare ad allevare le classi elementari che saranno le classi politiche di domani, mi ripeto, non ci basti che riaprano il valle, non ci basti che ci si trovi in tanti per applaudire o sostenere, ci si deve iniziare a cambiare. Si deve iniziare a nascere, mutare, scegliere ogni secondo e non solo per essere primi, ma per manifesta superiorità al pochissimo che ammala. Siamo pieni di metastasi culturali, di tumori intellettuali, che prevenzione fare, come risolvere, questi non li vedi con un attacco. È complesso, è faticoso, ovvio, ma se ci interessa il facile, perché ci chiediamo come abbiamo fatto ad arrivare fin qui, ad essere ridotti così, un tema di riduzione. Allora, alchemioterapia, cambiare alchimia, modificare le sostanze, la materia prima e l'anima poi, meno citazioni, meno capipopoli, meno miti, meno medaglie, vogliamo nuovi petti con quel che c'è dentro. Ecco un nuovo ritrovato, noi siamo il ritrovato, basta esempi, noi siamo l'esempio, voi siete l'esempio. Piangere sul latte versato? Grazie, no. Cambiare mucche.
Sono a vostra disposizione, come tanti altri miei colleghi. Grazie, buon lavoro ed esistere, esistere, esistere.